Ciao a tutti ragazzi, io sono Lollis96 e benvenuti in questo nuovo episodio di FTB Scattate, siamo i Ticaccio Abla sì, gente, salve a tutti e Oggi andremo a fare i primi macchinari, come vedete però abbiamo fatto una casetta, gorda e felice come direbbe Umi Tipo abbastanza carina Niente male Abbiamo deciso di mettere Allora questa parte centrale sarà tipo Boh qualcosa di figo Per adesso Poi dietro c'è una coltivazione Così fatta un po' a random per adesso E eh, qui faremo la Industrial Craft Qui invece Ecco, il ciao tubo di Emma Power, eh, qui invece faremo Diciamo la zona chest, che poi miglioreremo sempre più, e dall'altra parte invece faremo la thermal expansion, che oggi andremo a iniziare. Faremo il pulverizer, vero? Sì, faremo che è questo. Qui. accumulator pulverizzatore e la fornace. Uh -huh. Quindi ragazzi, riepilogo anche io, qua faremo praticamente i macchinari della thermal, qua faremo l'industrial craft, qua dentro, con i pannelli solari più avanti, perché ricordiamo che abbiamo la Greg Deck a livello difficile. E qui metteremo tutte le ceste dei nostri minerali. Okay. Allora, per fare eh, tu, io faccio la quest. Perché abbiamo tutte queste blades rod? Come bro? Perché abbiamo tutte queste blades rod qui sopra? È perché Ulisse... No Ulisse scusami. E Raiz si è fatto già la farm di Blades DR5. Ah, buono. Eh sì. Ecco come andare avanti troppo velocemente, va bene. Non vuoi? Eh ma... Questo eh... è uno che corre, da resto. Uh, mamma come corre. <ride> ok, cuociamo un po' di, di oro e ci facciamo il conductive. Questo qui... Vuoi la pozza di acqua. iniziare con... Uh... Mm, vediamo, con quale engine vogliamo iniziare? Ecco, eh, comunque nel frattempo facciamo il pulverizer che si fa con del copper Guarda. anche. Mettiamo sto nel legno, bro. Questo nel legno. Engine in che senso, bro? Eh, vuoi fare l'engine quello che va a carbone normale oppure quello invece che è un po' più ah, potente da thermal expansion facciamo gli hobbyst gli hobbyst in engine ah vuoi iniziare con gli hobbyst eh beh si sì, potrebbe sì, fare dai eh. spacchiamo subito o oh, quelli a carbone po possono andare con, con i blaze, da che abbiamo i blaze direttamente si in effetti si sì, si può andare quindi preferire più qua. sì sì sai farli allora, sono... Dai, sono gli engine quelli normali si chiamano eh Siriling sì, Engine Ok infatti poi finisco di fare il pulverizer tu fai l'altro Poi okay? io faccio la quase accumulator Ok allora ci serve del ferro Vediamo abbiamo del ferro cotto Sì abbiamo un pezzo di ferro cotto eh, Dobbiamo farci anche la minimum Stone dopo Ok eh, Della cobblestone Ah si sì, è vero per la, lana, per la lana quella celeste Per la Omini Range Eh esatto che è molto molto utile Ok ci facciamo quindi un pistone Uh, mettiamo a cuocere Ok, lo allora, metto sotto tanto, non è un problema Se non sbaglio uno di Blaze cuoce qua... o... Quanti blocchi cuoce? Non me lo ricordo Blaze uh, cuociono tanti Cioè, che tu credimi che con un... due stack di Blaze riempi un generatore Guarda oh, un po' okay. do... Buono Abbiamo okay, delle flint per caso Boh, controlliamo, vediamo dimmi, sì, dimmi di sì Abbiamo del ferro, ci serve giusto un po' di ferro, del... Ah, abbiamo del flint, due flint, benissimo. Ok. Eh, questo altro ci serve, ragazzi. Serve... Eh, abbiamo finito, sì, abbiamo quasi finito. Quindi scendiamo giù ancora. Forse è brutto, tipo quelle chest sono un po' in alto. Però quando faremo smislamento chest che ti farò vedere. Infatti, tipo faremo il filo, molto. lo metteremo qui e da qui prenderemo tutti i materiali. Quindi molto molto utile. Allora, eh, ci facciamo quindi... No, questa è la crafting table normale. No, l'ho fatto. Ok, io ho preso un po' di oro Facciamoci quindi in questo modo Il... Quanto ti ne hai cotto tu, bro? Eh, poco Però che mi sa che ne sono un po' lì dentro Allora, vediamo Anzi, non ho cotto per niente Uno dodici oh. Ok, due di copper, ragazzi Mettiamoli qui Mettiamoci un pistone qui sopra Un uh, redstone receptive E qui ci mettiamo poi due flint Benissimo, abbiamo il nostro bel pulverizer Che ha una guy Sarebbe... Um, graphic... Uh, user interface sì, è bello dirlo così che diciamo ci permetterà di usare al massimo il nostro pulverizer nel modo che vogliamo noi e mm, vediamo adesso il problema mm, l'acqua ah, vabbè se dobbiamo fare quelle normali possiamo metterli dove vogliamo per adesso vedere facciamo qui e dietro ci mettiamo il nostro Engine. Allora, come vedete abbiamo qui una... Hanno bisogno sempre di acqua? No, no, quelli lì quelli no, per quello sono no, gli migliori. sono mai fatti, Si gli Obis, giusto? Io ho fatto sempre gli hobbies. Sì. Cioè, si ho gli, gli sterling engine partito adesso? Eh sì, diciamo che dipende, perché comunque gli sterling engine sono quelli più semplici, danno comunque un mega megajoule per ogni engine, però diciamo che sono i più semplici da scaldare. Allora come vedete qui ci sono un paio di, di tab, quindi passiamo dalla tab di energia che dice quanto massimo potere può ricevere, quindi 4 mJ, che sono circa eh, diviso 4,18, qualche cosa. Calorie, va bene? bene a fare possiamo conti, stare. Poi a... <ride> abbiamo ah, un redstone contro, possiamo decidere che il nostro pulverizer funzioni solo quando c'è una leva attaccata a questo oppure no, come vedete adesso abbiamo... Uh, segnale low quindi quando non c'è c'è un segnale piccolissimo e configuration abbiamo messo uh, per esempio che dalla parte sinistra ovvero da questa parte possiamo inserire degli oggetti quindi per esempio ci mettiamo una chest uh, con uh, un pipe che porterà degli oggetti dentro a questa parte, da, questa, da questo blocco blu, entrerà dentro al nostro Pulverizer. Mentre dalla parte di sopra eh, usciranno le parti giallo, come c'è scritto qua sopra, mentre dall'altra parte usciranno tutto ciò che avrà cotto. Quindi, molto, molto utile in quanto si possono fare catene di macchinari fighi. Yes, esatto. Hai eh, finito con i sterling engine. Non sei ancora impegnato a craftarli. Sto facendo la quest Ah, eh, ma non serve tanto. Eh infatti, ma che sto pensando? Perché stiamo sono... facendo gli obissimi e Come si chiamano bro? Silen Engine, li sto facendo... Ok, aspetta. Ok, e io faccio la, la, la Fornic da. Ok, dai. Fai... Ce l'ho, ce l'ho, ho, già, ce ho già, già mezzi materiali, le Va bene per la Ok, allora facciamoci quindi Wood and Gear, eh, ci avete la cobbe, a recuperarla. Ma è essenziale che adesso non abbiamo cibo, quindi dobbiamo fareci anche noi un tier 5 di qualcosa. Che porta cibo. Però. Almeno di mucche. Esatto. Abbiamo pochissimo coblestone, sai? Prendi la copper, bro Eh, quanto okay, serve? Sì, questo è Oh, cuociamo ma tutto, va ma... fare... No, beh mettiamone... Non tanto Non vedo l'ora di farmi i jetpack A spot. meno che, bro, le crafting le, le saliamo sopra Eh, no, boh, a sto punto Lo sto cuociando, il, uh, il... copper Copper? Mm -hmm. okay, Mi sa che ora non ci facciamo sei, con... Uh, la cobbleston, sai? Ah, il brick, la clay la Eh, beh, dai, possiamo la... farne... Possiamo farne uno nemmeno, no? cavolo eh, Bada, allora gli aspetta che la rubella argilla chip eccola qua ce l'ho ce ne ho 16 mm. 16 più 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 di bottoncino ok ti dispiace se distruggo la stone e faccio la cobblestone certo ho voglia boh che ti dispegno di energia ma fa nulla ragazzi Inizieremo dalla tremore expansion reale. ma poi andremo verso la IC2 proprio perché la tremore expansion si sì, è buona all'inizio ma ha davvero una velocità molto bassa rispetto no, a quello che noi richiediamo. È tutta un'altra cosa. Esatto. La Quindi... Quindi con gli overclock mm -hmm. uh, upgrade va a 3000 poi, cioè tu quando maceri una cosa tu la metti già macerata. Esatto, mentre questa invece ha un, po', ha un tempo un po' minore, anzi molto minore. Ok, quindi abbiamo qui, il nostro pistone, facciamo Stone Gear, mettiamoci un glass, e tre di questi, quindi abbiamo in tutto Steering Engine, benissimo. Quindi, eh, è una leva? No, la faccio io, tranquillo. Ok, ci facciamo anche una piccola leva che andremo a posizionare dietro il nostro ring engine. Recuperiamo uno stack di Blades, visto che comunque ce l'hanno regalati, quindi... Usiamo, eh sì, Il... basta andare alla casa, Esatto, diretto, ce ne sono pff, un barrel già, già pieno. Pure, wow, eh, gradato. <ride> ok, quindi mettiamo dietro questo engine. Li mettiamo dei Blaze Rod, quindi avrà una durata abbastanza ampia. E possiamo iniziare già a polverizzare i nostri cari amici. Allora, visto che ci siamo, facciamoci anche un Hopper. Che è un buffer, per uh, chi uh, mh, gioca a Minecraft Vanilla saprà cos'è un hopper. Però adesso, abbiamo ancora una esatto. però adesso abbiamo ancora una versione vecchia, quindi non è un problema. Devo risalire su, che porto andare sopra e giù. Ok, Powered Furnace l'ho fatto. Ah, hai finito tutto il ferro? No, c'è... Eh sì, ma devo cuocerlo. È da cuocerlo. Vabbè, ora possiamo sfruttare questo qua, o no? Quale? No. Eh Potremmo sì, sì. La Powered... Furnace, ok. Hai fatto un altro stealing engine o te lo devo fare? No, non l'ho fatto. Ho fatto la paura di fornace e basta. Ok, allora aspetta che qui stacco questa leva, la metto dall'altro lato, benissimo. Eh, metto del copper qui dentro. Come vedete, eh, l'energia si carica molto lentamente con un engine di questo perché comunque questo produce un mj quindi un quarto dell'energia massima che può ricevere il nostro amico. Però se ne attacchiamo di più già comunque l'energia aumenta. Io vado a farne altri, penso 2-3. La, 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 la piazza accanto, accanto proprio. Ok, sì, 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 qua. A posto. E come vedete, essendo qui l'uscita rosso dalla parte della furnace, eh, tutto l'iron che c'era qui dentro è passa direttamente dentro la nostra Furnace, quindi ottima cosa. E eh, facciamo pure una chest. Eh sì, sì. Così allora, potremmo trasferire direttamente. Devo fare. Allora, infatti un po' disturbo un po' di questa... Di questa stone. Sì, per adesso abbiamo tipo brutti utensili o utensili perché comunque non abbiamo trovato tantissimo di roba, comunque non abbiamo scavato facendo tanto. facendo gli hopper, bro. Ok, allora tu fai gli hopper io faccio un altro ceiling engine. Eh, oh sì. Andiamo, facciamone... quanti ne riusciamo a farne? Due, ok, benissimo, quindi abbiamo quattro... Eh, sì, quattro sedici dovrei fare. cosa, possiamo, dobbiamo andare a recuperare un po' di cobblestone. Quando mai ci manca cobblestone, cioè. Boh. In questa strana Dove. davvero. Eh, bene infatti, eh, comunque per fare questa casa... Non cercare i minerali, poi neanche la pensi più la... Esatto. Volta, la Ma comunque, eh, fai caso che per fare questa casa ci abbiamo impegnato un bel po'. Sai che c'è un buco lì sopra? Me ne sono appena accorto. Dove? Lì, c'è un buco. Di tipo... nuovo. Sì, sì. Oh! Che è stato? Guarda là. Ah, diciamo. Ok facciamoci quindi stone gear ragazzi Ok hai e... fatto gli hopper Aspetta che Uno Uno ne hai fatto il E si mette i pulverizer Perché comunque nell'altro automaticamente vanno dentro Ok quindi facciamocene due di questi Anzi ma faccio i pistoni vero ragazzi Ha finito di cuocere Il ferro nove di ferro E' tutto il ferro usato è Io mo faccio una cosa Boh vabbè allora, ok, inizio, quindi ragazzi, iniziamo a polverizzare questi così non buttiamo più materiale. Esatto. Tanto polver eh, prima della fare. prossima puntata polverizzeremo tutto, ragazzi, quindi tranquilli. Sì, 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 anche perché gli dà tutto a doppio e non butti roba. E inizia a fare anche una cesta in ferro. Sì, dai, sprechiamo tanto oramai Ferro tanto... c'era abbastanza. Sì, eh, infatti. Magari andrà a cavare Abbiamo trovato in questo server. Creeper me a volontà, ragazzi. Non Creeper a volontà. Te lo scrivo Davvero. anche nel live. Dimmi come si crafta quella spada così gli arro il mezzo. Sì, sì. Eh, beh, quella spada è fortissima, però peccato non la puoi craftare. Forte, è troppo paura la spada. Allora, eh... io penso che tipo adesso, dopo questo episodio andremo a scavare, ragazzi. E se riusciremo a trovare tanti creeper, tipo faremo anche un episodio in caverna, se volete. Visto eh, che sì. mi, hanno... mi hanno detto si sì, fate episodi in caverna. Sembrano che divertono gli episodi in caverna. Hanno detto sì? Sì, sì. E si fa, si fa. Ok, sì. quindi ragazzi abbiamo due Stirling engine, facciamoci... Come si ci divertiamo in caverna. No? Esatto. Soprattutto quando ci usciremo a vicenda, vabbè. No, ma, 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 ma. Quattro ok, abbiamo... 12, 13, 20, 30 creeper. <ride> esatto. Il server si chiama Creeper Host proprio perché ci sono tantissimi creeper. Un sacco di creeper, ecco perché si chiama Creeper Host. Esatto. Mannaggia loro, all mannaggia. Allora, visto che comunque non sto cuocendo niente ancora, metto... Al pulverizer ne metto di più, così almeno va più veloce, eh? Di engine. Cioè ne metto due perché... Diciamo che più importante adesso Ah giusto, non devo mettere due, due leve Perché automaticamente prende l'impulso di redstone Qui ci mettiamo la stessa cosa Ma perché ho fatto così? Mi fai una wrench? Perché mi sa che è un'ottima cosa all'inizio Quella normale, quella la della musica normale, quella la... Con il ferro, procura. sì sì Eh... aspetta, aspetta Faccio io, faccio io Hai del ferro, vero? Sì, ce l'ho io il ferro Certo Ok, ah, ehm... con... Allora, si fa... Un uh, wooden gear 3, 4 Però Principalmente troppo. questo server servirà anche per insegnarvi un po' di roba su come iniziare il mondo di minecraft E come iniziare una serie Quindi principalmente ah, un far... un attimo, faremo un solo, tutto Lissia, posso, posso dire una cosa da certo. Che stiamo anche nel tuo canale Ragazzi non mandate più richieste del server Perché vi spiego Il server eh, dovrei ampliarlo Perché altrimenti poi inizia ogn Ognuno di noi inizia a fare macchinari Ho accettato un sacco di cioè, ho accettato la gente che ha del buon audio e diciamo, una buona eh, come si può dire? Una buona, una buona esperienza su YouTube Esatto. Non ve la prendete a male ragazzi ma purtroppo poi il server ci crasha se inizio a invitare gente a GoGo eh, Una volta che, che lo espanderò più avanti Forse potranno entrare altre 10 persone o altre 5 persone. Va bene Comunque poi io ho fatto qui così. Lo Stealing engine Sta continuando Esatto Poi pian piano vedremo Fare anche qualche contest Ma il contest non è proprio il massimo Perché comunque Dipende anche dalla persona Che vince il contest Quindi poi vedremo E che faremo ho fatto sapere il ragazzi contest, uh, per parte partecipare ehm, Tutto tranquillo bro. Comunque ho fatto la branch E Oggi ho stato quindi Quell'engine Perché come vedete Andava verso l'altro engine Invece noi Dovevamo dare potenza Alla nostra fornace E boh sì, Siamo era. 15 minuti Quindi ho Saluterei, e yeah. nel prossimo episodio avremo tutto già cotto quindi senza problemi, eh, nel frattempo Mitico ha fatto anche l'Opper che vi faccio vedere a cosa serve, eh, come vedete qui abbiamo per esempio le feroce Metal, ma perché è messo sopra? Non serve, ci mettiamo per esempio della stone, quando finirà di cuocere il nostro Iron automaticamente cuocerà eh, macererà la nostra stone e farà diventare cobblestone e poi la capo stone quindi è un po' inutile, però va bene. Quindi okay. ragazzi, ci salutiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Se avete consigli o altro, scrivete qui nel mio canale, o canale mitico, o tutti i canali di, di chi partecipa alla serie. Ok. Faremo episodi anche con altre persone alla e alla prossima. Ciao ciao ragazzi.